Buongiorno da Piercarlo Lava, sono con Michelangelo Serra, capogruppo e consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, nonché ex candidato sindaco alle elezioni amministrative di 9 mesi fa. Ciao. Esatto, buongiorno e buongiorno a tutti. Parliamo di un argomento che è freschissimo, nel senso in Consiglio Comunale ci sono stati dei problemi per quanto riguarda il regolamento della sicurezza, ecco, ce ne vuoi parlare? Esattamente, giusto ieri sera c'è stato il Consiglio Comunale e si è scoperto che il regolamento non aveva un parere tecnico positivo da parte dei tecnici. Quindi cosa è successo? Il Consiglio Comunale ha dovuto votare un regolamento senza parere tecnico, una cosa abbastanza grave, visto che era un problema molto importante. Il Presidente del Consiglio Locci ha presentato due emendamenti che non avevano un parere tecnico. Ieri sera la segretaria comunale l'ha detto, e quindi probabilmente il regolamento tornerà in Consiglio Comunale in autotutela, visto che non c'era un parere tecnico, e verrà rivotato dal Consiglio Comunale. Per noi è una cosa decisamente grave, soprattutto visto che veniamo accusati di incompetenza, noi 5 Stelle, da tutti, e qui abbiamo l'esempio palese che in realtà gli incompetenti non siamo noi, perché noi avevamo già sollevato questo problema parere tecnico su questo regolamento, non ci sembrava, infatti non l'abbiamo votato questo regolamento, così come il gruppo PD e Lista Rossa, che ieri sera se ne sono anche andati in segno di protesta dal Consiglio Comunale. Altro problema sempre che abbiamo scoperto ieri sera: a dicembre il difensore civico di Torino ha mandato una contestazione al regolamento, quello sull'assegnazione delle case popolari, delle alloggi per l'emergenza abitativa formalmente, perché il sistema di punteggi che è stato dato da questa giunta, che va a premiare chi ha da più anni la residenza in Alessandria, è considerato dal difensore civico illegittimo o quantomeno sproporzionato. Questo era un appunto che noi avevamo fatto quando abbiamo deciso di non votare anche quel regolamento, quindi alla fine avevamo ragione noi su entrambe le cose. Non c'è stata informazione su questo, mi dicevi? Non c'è stata informazione. Questa comunicazione doveva essere resa al Consiglio Comunale per trasparenza. Ci dispiace, visto che alcuni dei candidati, penso al Presidente Locci, aveva fatto della trasparenza e della condivisione delle scelte amministrative un cavallo di battaglia, come lo avevamo fatto noi, che questo suggerimento, questa contestazione che arrivava da Torino sia stata tenuta in un cassetto, probabilmente per non fare brutta figura davanti al Consiglio Comunale. Bene, che cosa si intende fare relativamente ai fondi della cittadella che prevedevano un piano per la messa in sicurezza e un altro per lo sviluppo? Certo, su questo io personalmente, come avevo già detto in campagna elettorale e come vuole fare il sindaco Cuttica, avrei dirottato parte dei fondi, quelli del PORFESR, ovvero fondi europei distribuiti dalla regione, su l'ospedale militare, che ritengo abbia urgenza di intervento per evitare di andare in un circolo vizioso di degrado. Quindi, che potrebbe su questo progetto concordo, se voi siete, voi concordate. Concordo col sindaco Cuttica, c'è un problema che mi pare diversamente da tutto il PD vorrebbe che tutti i fondi andassero in cittadella, come avevano già deciso in un accordo che avevano siglato col MIBACT e con la regione. C'è un problema, e che sono i ritardi, ovvero il progetto del MIBACT, quello del con la cifra più consistente di impegno di spesa che arriva da Roma, richiede un progetto dovrà essere presentato dalla soprintendenza più che dal comune, ma deve essere concertato con tutti gli attori, quindi anche il comune chiaramente. Cosa succede? Che questo progetto non c'è. Allo stato attuale non se ne sa nulla. C'era un vecchio progetto dell'Università del Politecnico di Torino che non ho ancora avuto il piacere di vedere, tra l'altro. Ci sono dei tempi? I tempi erano che abbiamo già perso la prima tranche di 1 milione che doveva arrivare nel 2017 perché non abbiamo un progetto. Non l'abbiamo persa
pare, almeno così è stato detto dal sindaco dopo il suo viaggio a Roma, che verrà recuperata in futuro quella tranche, ce lo auguriamo chiaramente tutti, però allo stato attuale, se non si ha un progetto, e lo stesso discorso vale per l'ospedale militare e per i soldi del Porfes, quelli, in quel caso il progetto deve essere presentato subito, altrimenti si rischia di perdere finanziamento. Quindi noi, oltre a chiedere la condivisione del progetto in modo che il progetto venga affinato meglio, anche grazie alle opposizioni, grazie al Consiglio Comunale che è lì per quello, grazie alle idee di tutti, insomma, delle associazioni di categoria, di tutti i portatori di interesse, penso all'albo degli architetti, all'albo degli ingegneri, che possono assolutamente dare un contributo, all'università. Bene, a che punto è però la questione del piano di mobilità, considerando tutto che Alessandria è sempre primo posto in classifica per quanto riguarda l'inquinamento da PM10, sappiamo che in Italia ci sono migliaia di morti ogni anno. Certo, il piano della mobilità è stato un nostro cavallo di battaglia, noi l'avevamo chiesto alla precedente giunta, mi ricordo ero andato direttamente io a parlare con l'assessore Ferralasco, è riuscito a trovare i fondi per poterlo fare realizzare, l'hanno commissionato, ce l'abbiamo in mano, è un bellissimo piano della mobilità a nostro parere. Voi l'avete visto e concordate? Assolutamente, tra l'altro è pubblicato sul sito del comune, chiunque lo voglia vedere, un bel tomo di 200 pagine però molto dettagliato con gli studi dei flussi che dà delle soluzioni. Prevede una zona ZTL? Prevede un ampliamento della ZTL, prevede delle modifiche soprattutto sul trasporto pubblico, modifiche assolutamente indispensabili a nostro esempio, parere. Riorganizzazione delle linee, riorganizzazione del sistema di parcheggio. È un passo avanti importante verso quello che è la soluzione dei problemi del traffico di Alessandria. Il problema è che, come chiesto da noi e chiesto anche dalle altre minoranze, la Giunta ha deciso di non affrontare il problema se non modificando completamente il progetto. E il che vuol dire perdere tempo. Ricordo che con un PUMS, un piano per la mobilità sostenibile, si possono accedere a fondi regionali, nazionali, europei, ai quali possono accedere solo i comuni che hanno approvato un piano della mobilità sostenibile. Quindi è fondamentale approvarlo per ottenere dei fondi importanti per le ciclabili, per i parcheggi, per il trasporto pubblico, per la mobilità alternativa, la mobilità dolce, rifacimento delle aree urbane di APU, ZTL, cose fondamentali per le quali a bilancio non abbiamo soldi, quindi se non sfruttiamo i bandi non possiamo. Quindi è determinante assolutamente, siamo d'accordo ad affrontare delle modifiche se la Giunta ritiene necessario, però, da modificare, sì. Ma facciamolo subito, perché ogni anno perso sono dei bandi che salutiamo e dei soldi che non possiamo sfruttare. Passiamo ad un altro argomento, sempre in tema di bandi. Il bando periferie per la riqualificazione tra Spinetta Marengo e Alessandria McDonald, a che punto è? Sono 18 milioni di euro. Allora, il punto ufficialmente, ho parlato anche con l'ingegner Neri di recente, stanno preparando i progetti esecutivi. Quindi ci si augura che almeno lì non si vada a perdere le bando per ritardi, o almeno così ci auguriamo tutti. Noi abbiamo contestato fin dall'inizio sia come qual è stato il processo decisionale di questo bando. Ricordo che è stato fatto di corsa tra luglio e agosto del 2016, con un'assegnazione diretta a uno studio di architettura qui di Alessandria. Il progetto, a mio parere, a nostro parere, è un progetto pieno di lacune e che andava a intervenire su delle aree che non erano così importanti rispetto a quello che poteva essere affrontato in un bando come questo. Bando periferia a Torino, per fare un esempio, hanno scelto 30 micro interventi sparsi per tutte le periferie. Questo prima Chiamparino, quindi non hanno concentrato in un'unica periferia. Prima Fassino e poi Appendino, quindi bipartisan, diciamo. Mi pare un'idea migliore. Hanno risolto dei problemi sul mercato che non era norma, sulla piazza da rifare, tutti interventi che sono stati utili a risolvere dei problemi di cucito urbano per migliorare la situazione. Tanti piccoli problemi che soddisfino un po', esatto, i vari quartieri. Qui invece si è voluto fare
concentrare sull'arco Spinetta-Alessandria. Spinetta senz'altro ha bisogno di interventi, ci mancherebbe, ma sprecando a nostro parere dei fondi, perché una ciclabile che zigzaga in mezzo ai campi tra Spinetta-Alessandria, per capire questo piano va rivisto, ma ormai non si può più rivedere, perché è stato approvato il preliminare dalla precedente giunta su questi capitoli di spesa e attualmente gli esecutivi sono stati fatti su quei progetti. Mi auguro, anche se non ho ancora visto gli esecutivi, che gli esecutivi vadano a risolvere degli errori progettuali che c'erano nelle preliminari. Prevedevano un ponte ciclabile sul fiume Bormida a 5 metri dal fiume, quindi ogni alluvione ce lo porta via sto ponte, stando al progetto preliminare. Chiaramente il progetto preliminare è un libro delle buone intenzioni, però. Senz'altro l'esecutivo cambierà, anche perché l'AIPO arriva e dice: ma cosa state progettando se vede una cosa del genere? Sì, se la chiedesi chi ha inserito nel progetto questo. Sì, no, almeno io non ho ancora progettato ponti sul Bormida, però so che ci sono dei piani dell'AIPO, delle cose da rispettare, certo. Almeno un minimo, anche per determinare un impegno di spesa importante. Speriamo che i progetti partano e che non vengano sprecati i soldi. Bene. Passiamo ad un ultimo argomento. Il teatro è chiuso, quali programmi e quale futuro? Il teatro è chiuso, non ha la caldaia, non ha gli allestimenti della sala grande, richiede, noi avevamo fatto una stima l'anno scorso, una cifra che va dai 500.000 al 1 milione di euro per metterlo in funzione nella sala grande e con un impianto di riscaldamento, quantomeno, anche perché se si vuole usare d'inverno è indispensabile. Oltre a questo manca un capitolo di spesa nel bilancio del Comune di Alessandria sulla cultura, ricordo che è stata azzerata a causa di dissesto i capitoli di spesa dalla precedente giunta. Ricordo che Vittorio Netto diceva: io sono ministro senza portafoglio. No, certo, ma comprensibilmente, perché se si decide in una situazione d'emergenza in una famiglia che non ha da pagare le bollette della luce, magari non va in pizzeria, non va al cinema, esatto, questo d'accordo, esatto. Però diciamo che la cultura è un settore importantissimo. Alessandria ha un ritardo, io con i miei figli vado a Valenza al teatro, perché Alessandria, al di fuori delle ottime iniziative di tutto il comparto culturale associativo che lo fa per volontariato, e abbiamo delle enormi competenze, abbiamo delle grandi associazioni, grandi scuole di teatro, c'è Alessandria, c'è. Il problema è che se non si mettono soldi a bilancio sulla cultura non si organizzerà mai niente. Il teatro non c'è, nel senso che abbiamo le due piccole sale, la Ferrero e la Zandrino. Al momento non se ne sta neanche parlando. Non se ne sta neanche parlando, perché costa molto tenerlo in attività e con due sale così piccole. Quindi, onestamente, quindi non è semplice. La strada era quella che era stata. No, la strada era utilizzare una parte dei CIP dei privati. Quello, vabbè, senz'altro, però il problema è che il privato non si trova, primo, e secondo, se non si sfrutta qualche bando, anche qui, per esempio, il bando cultura del Porfes poteva essere utilizzato anche in questa direzione. Però si montava una caldaia, si utilizzava però su un'altra direzione, cioè se è stato scelto il PD sceglieva di metterlo in Cittadella, Cutica e noi avremmo scelto di usarlo per l'ospedale di San Francesco. Si poteva però, perché il bando lo prevedeva, utilizzarlo per entrambe le cose. Per esempio, con 500.000 euro si poteva mettere in funzione una caldaia in modo da poter fare ripartire il teatro. È possibile fare questo o no? Penso che ormai i tempi non ci siano, ormai i tempi siano scaduti. Il problema è che il teatro, come tutti gli altri contenitori lasciati in abbandono dal Comune d'Alessandria per mancanza di fondi, ci mancherebbe, continua a degradare e ogni volta, ogni anno che passa, come per tutte le cose che stiamo lasciando in abbandono in Alessandria, si ha un costo maggiore per rimetterla. A tuo avviso c'è la possibilità di aderire ad altri bandi specifici per la cultura, per poter appunto rimettere in funzione il teatro? Guarda, ce ne sono tanti, ce ne sono sia europei sia nazionali, adesso questo regionale scaduto, ce ne saranno altri. Il problema è che sia in passato sia oggi vedo veramente poca volontà da parte dei nostri amministratori di prendere tutti i bandi possibili. Ce ne sono tanti, ce n'è uno che è in scadenza a marzo sulle ciclabili, che sarebbe perfetto per continuare il percorso ciclabile al Cristo. Mi auguro che gli uffici comunali ci stiano lavorando. E questa è una stranissima e incomprensibile carenza in tutta Italia.
cioè le amministrazioni pubbliche, basta vedere le statistiche europee, per non riescono a non vogliono. Noi l'avevamo proposto in programma elettorale, serve una struttura interna al comune che lavori specificamente riguardo ai bandi, perché i bandi, a bilancio i soldi non ci sono, se non li recuperiamo, cioè, sui bandi in questo periodo, questi anni che purtroppo non si può più contare sui fondi locali. L'unico modo che abbiamo per fare investimenti è sfruttare i bandi, e quindi avere anche 10 persone che lavorano full time a quello, si ripaga da solo, perché ci sono milioni di euro in ballo. È l'unica alternativa ad far operare i privati. Fare operare i privati se si trovano i privati, no, perché sarebbe l'unica alternativa, certo, migliore. Se si trovano i privati, perché oltre poi tutto, affronteremo anche degli altri temi nella prossima puntata. Benissimo. Dove parleremo allora di questo. Alla prossima puntata. Buon grazie lavoro, grazie. Mille.